Ciao, vediamo insieme come riempire uno sfondo omogeneo, come per esempio questa t-shirt, questa maglia di questa modella, con una texture con Adobe Photoshop. La prima cosa da fare, naturalmente dopo aver caricato l'immagine nell'area di lavoro, è andare a duplicare il livello sfondo che di default è bloccato. Possiamo farlo in questo modo, possiamo trascinarlo con il mouse lungo questa iconcina, crea nuovo livello, oppure semplicemente selezionando lo sfondo e con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND J andare a duplicare. Selezioniamo quindi lo sfondo copia, dopodiché andiamo a caricare nell'area di lavoro la nostra texture, il nostro pattern, quindi la nostra trama di colori e movimenti che sotto forma di immagine inseriremo su questa immagine già esistente. Andiamo quindi sul menu File, Inserisci collegato, l'andiamo a prelevare dalla nostra cartella e l'andiamo a inserire. Ora la posizioniamo magari al di sopra della maglia, lì dove appunto vogliamo applicare l'effetto. Naturalmente possiamo anche andare sull'angolo dell'immagine e andarla a ridimensionare per difetto o per eccesso a seconda di quelle che sono le nostre esigenze. Chiaramente facciamo in modo che l'immagine sia perfettamente aderente all'immagine sottostante in modo da avere un effetto finale molto fedele e realistico al nostro obiettivo. Dopodiché dal pannello dinamico confermiamo l'inserimento di questa texture e poi ci spostiamo sul pannello livelli e andiamo a nasconderla momentaneamente. Selezioniamo di nuovo lo sfondo copia, qui andremo ad applicare una selezione, cioè selezioneremo soltanto l'area che ci interesserà riempire. Possiamo utilizzare degli strumenti di selezione rapida, come per esempio questo, appunto lo strumento di selezione rapida. Dal pannellino dinamico andiamo ad applicare una dimensione del pannello di selezione di circa 25 o 30, dopodiché ci spostiamo sull'area e andiamo a selezionare appunto l'area interessata. Ora ci spostiamo sul pannello livelli e da qui in basso sull'iconcina della maschera di livello. Applicheremo quindi una maschera di livello soltanto alla selezione attiva che abbiamo appena realizzato. Facciamo clic ed eccola qui, la vediamo, la selezione attiva è la parte bianca di quest'iconcina nera collegata chiaramente all'immagine. Ora non dobbiamo fare altro che riattivare il livello della texture, spostarci sopra, selezionarlo e col tasto destro andare a cliccare Crea maschera di ritaglio. In questo modo andremo sostanzialmente a popolare l'area selezionata sotto forma di maschera con la nostra texture. In questo modo, chiaramente l'effetto non è finito, ora con la texture selezionata ci spostiamo sul menu dei metodi di fusione e qui ci sono due metodi che sono particolarmente utilizzati per ottenere un effetto realistico. Brucia lineare, come vedete la texture si fa più scura, però è più fedele perché se zoomiamo verso l'immagine, appunto, se la ingrandiamo, vediamo che tutti i dettagli della maglia sono molto ben visibili. Un altro metodo di fusione che può essere applicato per rendere questo effetto realistico è sovrapponi. Chiaramente in questo caso il colore della texture verrà sostanzialmente cambiato, anche in questo caso verrà modificato in base appunto all'immagine sottostante. Brucia lineare e sovrapponi sono due metodi di fusione che agiscono. Il primo, brucia lineare, sui toni scuri dell'immagine sottostante a cui si riferisce e sovrappone invece sulle cromie tra un'immagine e quella sottostante. Torniamo a selezionare brucia lineare ed ecco il nostro effetto realizzato. Iscriviti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!